Salento va in rete. Questo programma è presentato da cercainsalento.it. Il Salento va in rete. Appassionati di tennis, benvenuti e bentrovati dal Circolo Lecce Mario Stasi, dove tra qualche minuto andrà in scena il primo match di questa finalissima playoff per l'accesso alla Serie 2, che vedrà il nostro Andrea Trono opporsi al Gianmaria e Leo. A Gianmaria Lago, scusatemi, per quello che appunto sarà il primo match di questa finale playoff. Accanto a me per commentare questo importante evento, Carlo De Rao, iscritto e socio del Circo Tennis ed ex dirigente di quest'ultimo. Ciao Carlo. Buongiorno a tutti, siamo per assistere a questo incontro il cui pronostico dovrebbe essere, non dico scontato, ma una partita abbastanza facile, tenuto conto della classifica di Trono, che è un 2-8 rispetto all'avversario Gianmaria Vago, che è un terza categoria, primo gruppo. Speriamo bene. Accanto a me, oltre al signor De Rao, anche un amico di Pianeta Lecce, Marco Enrico. Ciao Marco. Ciao, buongiorno a tutti e buon tennis a tutti. Che partita vedremo? Ma come diceva Carlo, sulla carta Andrea è favorito, penso che questa volta non dovrebbe deludere, come purtroppo è accaduto nella partita di domenica scorsa, quando pure era andato benissimo e dopo un'ottima partenza si era un po' perso nel finale, quindi speriamo che questa volta sappia riscattarsi per poi lanciare il Lecce in questo primo incontro, che può essere già molto importante per dare un indirizzo al match delle sei partite. Allora, conosciamo meglio il nostro avversario Gianmaria Lago, un ragazzo, insomma, che abbiamo già detto è inferiore dal punto di vista tecnico al nostro atleta, che però, curiosità, prima di giocare a tennis ha praticato diversi sport, tra cui nuoto, karate e basket, e che insomma tutti dicono un gran bene di lui e delle sue qualità tecniche. Insomma, Carlo, sulla carta abbiamo detto un match scontato, però il tennis, si sa, ci ha insegnato che insomma niente è facile. Certo, incrociamo le dita sempre quando facciamo questi pronostici noi leccesi, sperando che Trono sia all'altezza della sua classe, perché è un giocatore di grande classe, anche se non giovanissimo. Il tempo è caldo, fa molto caldo, anche se c'è un po' di vento. Sono speranzoso, io credo che ce la farà. Temperatura elevata sotto tutti i punti di vista, anche se noi abbiamo la solita brezza, insomma, primaverile, che ci allieta un pochettino e ci solleva dal caldo eccessivo che si sente oggi. Marco, allora raccontiamo quella che è stata la semifinale che ci ha visto insomma vincere. E intanto un ottimo passante di Trono per cominciare, quindi si parte con il piede giusto. Beh, la semifinale sono stati determinanti tre successi nei singolari dei fratelli Micolani e poi di Sanghes. Trono ha sfiorato anche in impresa, si poteva chiudere già dopo i quattro singolari senza bisogno di ricorrere ai due doppi. Poi sul 3-1 si sono giocati i due doppi, a quel punto Micolani e il doppio di Micolani e di Trono si è confermato, e quindi poi sul 4-1 praticamente la finale era già acquisita. È stata una vittoria abbastanza netta contro una squadra ostica come il Messina, e questo è un buon segnale anche per lo stato di forma della squadra, che sembra insomma in salute e quindi pronta per giocare questa partita, che comunque è molto più difficile rispetto a quella di domenica scorsa. Nel frattempo siamo 15-30 con il nostro atleta alla battuta. Ha iniziato bene, poi ha perso gli ultimi due punti. Trenta pari, Carlo, ottima giocata. Ottima giocata, è arrivato molto bene sulla palla, ha dato un effetto all'indietro col rovescio, anche se di solito lo spinge molto in avanti il rovescio Trono, riuscendo a mettere in difficoltà gli avversari. Ancora una fase di studio, i due non si conoscono ovviamente, e quindi speriamo che continui così.
troppo larga, anche se adesso andrei a chiedere l'intervento dell'arbitro. L'impressione però, comunque, a prescindere dal punteggio, è che la seconda di Andrea sia troppo timida, vero Marco? Sì, già domenica scorsa abbiamo detto che Andrea deve cercare di mettere la prima, anche perché il suo è un gioco rapido, veloce, sono meno due, quindi sarebbe fondamentale per lui trovare una buona percentuale di prime palle. Nel frattempo l'arbitro, ecco, dà il punto all'avversario, quindi 30-40. Fa punto Andrea, Carlo, però si è un po' complicato la vita. Si è complicato la vita, poi però ha risolto con un gesto atletico non indifferente. Teniamo conto che il vento si alza sempre di più, quindi giocando adesso contro vento non è facile. Bene, qui invece Marco, il primo servizio è andato benissimo, una palla che ha baciato la linea, quindi diciamo che il giocatore inizia piano piano a prendere confidenza anche col primo servizio. Certo, perché poi può comandare lo scambio, quindi cambia tutto trovando la prima palla in campo. Poi è arrivato l'errore gratuito dell'avversario, adesso c'è la possibilità di andare subito sull'1-0. Risposta troppo forte, quindi 1-0 per Andrea Trono, tutto come previsto per il momento, Carlo. Il servizio è stato mantenuto, anche se ha avuto una palla break l'avversario, comunque va bene così. L'importante è sfruttare il vento a favore adesso. Sì, insomma, quanto possono incidere le condizioni meteorologiche su questa partita, visto che c'è appunto un fastidioso vento per chi batte dalla nostra prospettiva? Beh, questo è, il vento è sempre un fattore che complica la vita dei giocatori, però Andrea su questo è un giocatore più esperto e secondo me può gestire meglio queste situazioni, anche se lui, essendo un giocatore tecnico, magari no, sul piano proprio del gioco può essere sfavorito rispetto all'avversario, però ha dalla sua l'esperienza per sapersi gestire anche in queste condizioni di vento quando si ha. È un vento che si alza e si abbassa come intensità, quindi bisogna capire bene un po' i momenti giusti. Nel frattempo un passante fantastico di Andrea Trono che dimostra la sua superiorità tecnica. Ricordiamo intanto l'aspetto cromatico di questa partita. Andrea Trono veste con una maglietta bianca con i contorni celesti e i pantaloncini neri, mentre Gian Maria Lago, della cittadellese, questa è una maglietta bianco-rossa con pantaloncini bianchi. Ancora richiesto l'intervento dell'arbitro sul primo servizio di Lago. Vediamo cosa decide. No, fuori. Quindi si partirà con il secondo servizio. E anche qui il vento ci dà una mano. E lo vedo molto in difficoltà l'avversario di Trono, non abituato probabilmente a questo vento che sembra che stia anche aumentando. E forse anche a questo caldo, mi permetto di dire, Marco, perché insomma. E qui, Marco, rivediamo uno di quegli errori che insomma sono stati sempre al centro della partita che abbiamo commentato domenica scorsa. Sì, peccato, questo è un errore gravissimo, quantomeno per il punteggio, perché aveva la possibilità di andare sullo 0-40, quindi avere tre palle break e andare subito sul 0-0 sarebbe stato determinante. Comunque
resta sempre in una buona posizione in questo game, 15-30, adesso è molto importante questa palla magari per potersi procurare altre due palle break. Pur sbagliando, Carlo qui è stato intelligente Andrea, perché ha mandato la pallina più vicino possibile alla linea di fondo, e sperando anche nel vento. Certo, ma il segreto del tennis è giocare lungo, più che giocare forte, specie sulla terra battuta. Il vento può creare problemi a tutti. È il nemico numero uno dei tennisti. Meglio una pioggia leggera rispetto al vento. Sembra un paradosso, ma è così. Chiamata una palla out, anche se a nostro avviso ha toccato la linea. Vedo l'arbitro di sedia un po' incerto, è già la terza volta che scende. La palla sembrava avesse toccato, anche se di un nulla, la riga, però non sappiamo che decisione stia prendendo l'arbitro, sembrerebbe darla out. Intanto Andrea Drono, insomma, si lamenta, afferma che la palla era entrata. Sì, non per essere faziosi, però era proprio sotto la nostra postazione, ho sentito chiaramente il tocco della riga, quindi un pezzettino l'avrà presa sicuramente. Continua a lamentarsi Andrea, invita l'avversario a segnare il punto in cui la palla tocca la linea o va fuori. Un po' di furbizia del nostro avversario. Intanto doppio fallo del Veneto. Quindi parità, anche se anche in questo caso l'arbitro non aveva chiamato il doppio fallo. E qui, pessima risposta Carlo, il nervosismo forse... Vedo segni di nervosismo, anche se è ancora il secondo game, non è tanto giustificato. Probabilmente quella palla, mezza riga, mezza fuori, ha condizionato un poco questa risposta di Trono. Speriamo che si calmi e che giochi il suo tennis, ancora non ha cominciato a giocare. E qui grandissimo colpo d'esperienza di Andrea, che se rimane calmo, cioè, lascia intravedere grandissimi sprazzi di gioco. Marco, sì, sono i suoi tocchi di classe che sono indiscutibili e fanno parte del suo repertorio. Magari un po' queste indecisioni iniziali dell'arbitro lo hanno un po' innervosito, perché quando si è in campo poi a volte quando non si vede un arbitro deciso si può un po' perdere la calma, però come diceva Carlo la partita è troppo giovane ancora per innervosirsi, quindi c'è tutto il tempo per rimediare anche ad eventuali errori arbitrali. Sì, siamo ancora all'alba di questo match. E qui, grandissimo pezzo di bravura del Veneto, vero Carlo? Sì, ha giocato molto bene, anche se aiutato da una riga.
quando la palla va sulla riga il rimbalzo non sempre è perfetto. Comunque è stato bravo. E fuori. Nel frattempo, Marco, ricordiamo che sul campo 2 c'è un'altra sfida, mentre qui siamo sull'1-0 per Andrea e parità nel secondo game. Sì, si gioca Sanghes per il CT Lecce a Capun del Cittadella. Tra un po' daremo anche degli aggiornamenti da quel campo, dove anche come classifica il giocatore del Circolo Tennis Lecce è leggermente favorito, quindi speriamo di portare buone notizie anche dall'altro campo. E qui brutta risposta per nostra fortuna del Veneto e quindi si va sul vantaggio per Andrea Trone, quindi questo break point che va giocato assolutamente con la massima concentrazione. Peccato. Brutto errore, palla importantissima per strappare il servizio all'avversario e andare 2-0. Peccato. Bellissimo il primo servizio di Gianmaria Lago, nulla può Andrea Trono, peccato perché ha perso un'occasione con quel break point anticipato. Sì, anche se devo dire che questo ragazzo mi sta sorprendendo positivamente, sembra superiore un po' alla sua classifica perché ha un gioco abbastanza solido, un buon diritto, un buon servizio, niente di eccezionale come fantasia, come colpi, però è un giocatore che sulla terra insomma può creare dei problemi, in effetti sta succedendo questo. Nel frattempo si alza il vento qui al Circolo Tennis Stasi. Erroraccio e Andrea ritrova quindi la parità. Bisogna rompere l'equilibrio, bisogna andare sul 2-0 per poi battere per il 3-0. E quindi mettere una seria ipoteca sul primo set. Passante sbagliatissimo. Carlo, errore di impostazione? No, errore di gambe, di velocità di gambe. È arrivato tardi sulla palla, ha cercato il colpo risolutivo, ma era troppo lontano. È veramente peccato. Bellissimo servizio, bellissima risposta, poi troppo lungo il colpo del Veneto, Marco. Sì, è stata determinante la risposta di Andrea, molto profonda, un colpo veramente ben giocato che ha messo in difficoltà l'avversario. Infinito questo secondo game.
Bellissimo il colpo di Andrea, Carlo, veramente, veramente bravo. Gran palla. E i colpi di Andrea sono questi, sempre. Se riesce ad arrivare in modo preciso con le gambe sulla palla, fa punti meravigliosi. È sempre stato così. E intanto, secondo break point. Sciupata anche questa occasione, vediamo Andrea rimugire un pochettino e quindi in una parità. Qui un po' fortunato Marco il nostro Trono, perché la pallina è repentinamente, si è repentinamente abbassata andando a colpire la riga, che ha un po' spiazzato insomma il suo avversario. Sì sì, un pizzico di fortuna anche che l'avversario si è fermato pensando che fosse fuori, invece comunque la palla aveva toccato. E cerchiamo adesso di andare su 2-0, perché per Trono è fondamentale chiudere il più presto possibile, perché con questo caldo più resta in campo e più poi rischia che il gioco vada fuori dell'avversario. Sì, verissimo. Terzo break point. E qui c'è il 2-0 per Andrea, gesto di stizza del suo avversario che scaglia la pallina lontana. 2-0. Abbiamo assistito anche domenica scorsa a un bel inizio di Andrea, che poi però un po' per il nervosismo, un po' per la stanchezza, un po' anche per la bravura del suo avversario, insomma, poi è andato, il suo match è andato un po' scemando. Speriamo che questa domenica sia diversa. Tanto si va a battere per il 3-0 e questo è veramente importante. E qui grande esperienza. Sì, esperienza e grande tattica, perché col vento a favore dovrebbe spingere di più, presentarsi a rete. È difficile alzare pallonetti e anche tirare un passante preciso. Questo game vale mezza partita, se va 3-0 all'80% è fatto. Qui Andrea Trono chiama una palla fuori, nel frattempo segnaliamo che insomma in una recente intervista di Gianmaria Lago, insomma, lui ha affermato che la sua superficie ideale è l'erba sintetica, quindi anche insomma anche sull'erba possiamo dire che si disimpegna molto bene. Colpo da maestro. Si va sul 40-0.
Peccato. Sciuba la prima occasione di andare sul 3-0, Carlo. Sì, è stato bravo l'avversario che ha spinto la palla andando a rete. Andrea ha alzato un pallonetto, ma col vento a favore è uscito di diversi metri. Comunque ancora due servizi a disposizione. Sì, abbiamo ancora due punti, insomma due palle per andare sul 3-0. Prima palla fantastica, Marco si va sul 3-0 e poi insomma chiude come soltanto Andrea lo sa fare. Sì, determinante il servizio e poi il colpo vincente finale, il suo 1-2 classico. 3-0 è un ottimo inizio anche perché il Lecce deve sfruttare assolutamente questi primi due incontri di singolare, visto che i prossimi due poi si giocheranno almeno sulla carta in sfavore di classifica, perché Daniele Nicolani incontrerà Torresi che è un 2-1, mentre Gianmarco Micolani se la vedrà addirittura con un prima categoria, un argentino, Migali, che è numero 280 al mondo. Quindi sono i prossimi due singolari saranno molto più difficili, anche se Micolani ha già battuto Migali, quindi niente comunque di compromesso. E in ogni caso andare sul 2-0 sarebbe già importantissimo. Assolutamente, mentre intanto aspettiamo notizie dall'altro campo. Ricordiamo appunto Torresi a livello internazionale ha vinto 3 tornei individuali, mentre nel doppio ne ha vinti diversi. Mentre intanto si ricomincia a giocare qui sul 3-0 per Andrea Trono. Brutta palla, quindi 0-15. Sembrerebbe che il ragazzo abbia accusato il colpo. Rimontare da 3-0 non è mai facile. Sta cercando di forzare e sta sbagliando. Quanto conta in questi momenti l'aspetto mentale, Carlo? Sì, è fondamentale. Nel tennis la difficoltà di questo sport è questa. Ci sono giocatori con un ottimo braccio, delle bellissime gambe e senza testa, o che psicologicamente soffrono nei momenti difficili, oppure giocatori preparati di testa ma che hanno un braccio normale. La difficoltà del tennis è questo. E qui chiude molto bene il Veneto. Si va su 15 pari. Mentre comunque oltre a raccontarlo, la redazione di Pianeta Lecce lo gioca anche il tennis. Seppure a livelli dilettantistici e amatoriali. È bellissimo colpo, Carlo, te lo lascio commentare. Stupenda smorzata con finta. L'avversario ha attaccato, l'ha superato con un pallonetto precisissimo e poi ha smorzato con questa finta meravigliosa. Veramente un colpo di genio. 15-30 a due punti dal 4-0. Quindici-quaranta, avete sentito un grido di soddisfazione di Andrea Trono che chiaramente sente in mano il match. Adesso ci sono due black point appunto per andare sul 4-0, sarebbe importantissimo. Nel frattempo abbiamo il nostro Marco Enrico che insomma è pronto ad aggiornarci
sul risultato del campo 2, ci aggiornerà subito dopo questo scambio. Errore 30-40, ma noi adesso diamo la parola a Marco. Sì, allora sull'altro campo 3-2 per Capun del Cittadella, è un avversario che si sta rivelando anche in questo caso superiore alla classifica 2-6 di questo momento, quindi anche lì c'è da soffrire. Insomma, sono partite equilibrate in questi incontri, forse le classifiche un po' lasciano il tempo che trovano. C'è stato quindi un servizio perso oppure ognuno di loro ha mantenuto? No, era sul 3-1 e poi c'è stato un break, un solo break di Capun, poi Sanchez ha mantenuto il suo servizio e quindi è andato 2-3. Anche qui grandissimo colpo di Andrea che quindi va sul 4-0. Bene così Andrea. Andrea deve amministrare adesso questo netto vantaggio, non sprecare troppe energie, condurre in porto il primo set e prepararsi poi al secondo. È importantissimo adesso mantenere alta la concentrazione perché nel tennis non si può mai sapere. E anche oltre che essere una battaglia fisica, lo è soprattutto dal punto di vista mentale. Lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle domenica scorsa, quando il match sembrava vinto e stravinto. E invece... risposta lunga di Andrea, 0-15 sul 4-0. Quindici pari. Lo gioca sul rovescio e poi lo chiude con uno smash fantastico, Marco. Sì, grande smash, anche se la pallina sta andando fuori, però evidentemente sentiva il colpo e quindi questo è un aspetto molto importante perché vuol dire che è ben centrato. E quindi sì, sicuramente. Poi penso che dopo l'esperienza di domenica scorsa farà di tutto per non ricadere nello stesso errore. Sì, anche perché insomma se c'è la possibilità di chiudere il gioco meglio farlo che aspettare insomma l'esito della traiettoria della pallina. Brutta risposta. 40-15, quindi si può andare sul 5-0. Ci sono due punti adesso per chiudere il gioco. Doppio fallo. Si regalano questi punti, insomma, in maniera gratuita. Anche qui ci complichiamo la vita, Carlo. Sì, ha cercato una smorzata,
ma l'ha colpita male, l'ha angolata troppo. Comunque lo vedo tranquillo Andrea a questo punto. Ci aiuta anche l'avversario, risposta larga, troppo esterna, quindi si ritorna in vantaggio e c'è la possibilità di chiudere questo gioco. Ed eccolo qui. 5-0 Marco, un po' più tranquilli. Sì, due risposte forzate dell'avversario, due errori, quindi Andrea è andato sul 5-0, ma ho l'impressione che l'equilibrio si sia spezzato su quel secondo game lunghissimo vinto da Andrea, perché a quel punto Andrea è andato sempre più sicuro, mentre l'avversario ha un po' perso le certezze iniziali, almeno questa è la sensazione di questi ultimi tre game. Chiediamolo anche a Carlo, forse quel secondo game è stato un vero e proprio braccio di ferro. Sì, certo, giustissimo il commento di Marco. 2-0 col servizio perduto ha scoraggiato l'avversario e Andrea ne ha approfittato, poi ha vinto il terzo game dal 3-0 e la partita si è complicata per il giocatore di Padova. Oggi Lecce e il Salento vivono una giornata particolare perché oltre alla finale di andata playoff per la Serie 2 di tennis c'è anche la finale di ritorno del campionato di Lega Pro, che vede Lecce insomma opposto al Carpi. Lecce che deve recuperare il gol di svantaggio, occorre assolutamente una vittoria per centrare l'obiettivo Serie B, che è quanto mai vitale per noi quest'anno. In attacco dovrebbero giocare Chirico, Foti e Falco. Insomma Marco, che partita, a quale partita assisteremo oggi? Oggi è veramente impossibile di fare un pronostico, è una sorta di lotteria, perché la sconfitta di misura ha un po' riequilibrato la situazione, che era sicuramente a vantaggio del Lecce, sia che per il fatto che avrebbe potuto contare su due pareggi eventualmente, e anche poi per la superiorità tecnica che in effetti poi resta. C'è questo svantaggio del gol da recuperare, però c'è il fattore Via del Mare che secondo me può essere decisivo in questo tipo di sfide, che riequilibra insomma il pronostico. Direi 50-50, dai. Nel frattempo 0-15 sul 5-0. Concordo anch'io comunque sul pronostico, insomma sul 50-50. E qui il nastro, questo è un déjà vu Marco, che anche domenica scorsa insomma il nastro non ci ha mai sorriso. Sì, evidentemente non va d'accordo con il nastro Andrea. La domenica scorsa ha perso ben 4 punti su cui altrettanti nastri sfavorevoli. Anche questo era un colpo bellissimo, peccato, veramente sarebbe stata una palla corta fantastica, però la palla è morta proprio sul nastro ed è caduta dalla parte sbagliata per lui. Bellissimo servizio qui invece Carlo, risposta sbagliata. Ottimo servizio, sembra che si stia un po' rilassando e forse fa bene dare un game all'avversario, anche se nel tennis tutto è possibile, ma non mi sembra che abbia problemi. Aia, bruttissima risposta. ...40-15... quindi molto vicino. Gianmaria Lago vince il suo primo game.
Ed eccolo qui. Insomma, adesso si va a battere per il set. Bisogna anche, Carlo, soprattutto, insomma, non mollare, perché anche per l'aspetto psicologico vincere... Questo è un game importante, lo deve vincere col servizio e col vento a favore. Deve mettere delle prime palle e iniziare subito a pressare l'avversario. Sono sicuro che farà così. E qui intanto il 15-0 lo portiamo a casa. E qui 30-0, poco da dire, servizio perfetto, risposta incerta e alla fine chiusura del gioco con grandissima personalità. Il colpo di Lago è stato perfetto, vero Carlo? Ha fatto una gran smorzata, la prima di questo primo set, che ha sorpreso sia l'avversario che noi spettatori e commentatori. Sì, aveva ragione Marco, insomma, questo ragazzo ha dei numeri, li sta dimostrando, però sta di fatto che l'esperienza di Trono è, insomma, fa veramente la differenza. Due palle set. Non sprecarle, Andrea. Ed eccolo qui, 1-0, però c'è da dire Marco che sempre quel solito nastro. Vabbè, questo è importante, che poi alla fine non sia stato influente sul risultato finale. 6-1, bene così, insomma, penso che Trono stia esprimendo tutto il suo miglior tennis, a parte quella pausa, insomma, ci può anche stare quel calo sul 5-0. E partita ben indirizzata, Lago si sta rivelando un avversario comunque dignitoso, anche se da come ha detto lui e per le sue caratteristiche lo vedo più un giocatore per campi veloci, perché per come è impostato, insomma, quindi sulla terra Trono ha dimostrato di essere superiore. Adesso bisogna solo chiudere il più in fretta possibile questo match nel secondo set per evitare poi complicazioni come accaduto domenica scorsa, ma non penso che possa ripetersi quella situazione. Speriamo di no. Carlo, diamo un giudizio a Lago. Lago è un buon giocatore, è giovane, molto giovane, dovrà fare esperienza. Sì, si vede che è portato più per giocare sui campi veloci anziché sulla terra, però può essere un avversario ostico. Mentalmente sta soffrendo molto, ed è importante adesso iniziare bene da parte di Trono il secondo set, per metterlo poi ancora di più in difficoltà. Insomma, l'importante adesso è mantenere alta la concentrazione e dimenticare il primo set vinto, anche perché, insomma, l'avversario, nonostante il 6-1 subito, dimostra di essere fisicamente dotato. Ecco, forse magari un po' acerbo tecnicamente, un po' ingenuo in qualche scambio, però comunque, insomma, sono pur sempre arrivati in finale playoff, quindi hanno indubbie qualità.
E qui smash vincente in diagonale, 15-0. Parte con grinta il Veneto, che forse insomma ha accusato un po' il colpo. Peccato Carlo, però il colpo doveva essere fatto, insomma era una bella giocata. La tattica era giusta, ha confidato troppo nel vento contrario, il pallone invece si è allungato lo stesso, anche perché non era altissimo e quindi il vento ha influito poco. Comunque il primo game sul servizio dell'avversario si può anche perdere, poi l'importante è mantenere i propri servizi. -40, mentre Marco torna dal campo 2 con delle novità. Sì, novità non positive per Sanchez, in grossa difficoltà, perse il primo set 6-3 ed è sotto 1-0 nel secondo, senza break comunque. Ma al di là di questo, visto qualche scambio, Capun è veramente un buon giocatore. La classifica 2-6 è molto bugiarda nel suo caso, un ottimo servizio, colpi molto solidi da fondo campo, quindi non sarà un compito facile per Sanchez. Nel frattempo risposta pessima di Andetrono, perde 1-0. Ora si va al servizio per pareggiare i conti. Anche comunque da qui vediamo qualcosa insomma del campo 2 e ci siamo resi conto anche da questa postazione che l'avversario insomma di Sanchez è veramente veramente forte. Colpi potenti e precisi, quindi spettacolo anche sul campo 2 del circo tennis Stasi. -15. Peccato. Colpo out di Andrea, si va sul 15 pari, è fondamentale insomma mantenere il servizio. Bravissimo, bravissimo qui Carlo, vero? Stupendo scambio. Questo scambio veramente è stato di grande tecnica e di grande classe. L'importante è che si faccia il game comunque, perché diventa fondamentale andare uno pari. Abbiamo sentito le urla del giocatore veneto, forse perché è stato un po' scherzato da Andrea in questo caso, Marco. Sì, il passante finale forse l'ho un po' infastidito, tra virgolette, diciamo, però è stato molto bravo Andrea a trovare quella soluzione vincente. Quindi
qui Lago. Sì, grande Veronica di Trono, colpo alla panatta, no? Certo. La famosa Veronica, la volea alta di rovescio, e un altro colpo spettacolare che non è la prima, volevo sottolinearlo appunto perché è uno dei colpi che sembrano in via di estinzione, ma che invece Andrea riesce a giocare in partita almeno in 4-5 occasioni. Sì, diciamo pure che insomma, se deve decidere di chiudere uno scambio con un colpo cinico, un colpo di classe, Andrea predilige il colpo di classe. E intanto si va sull'1-1, Carlo. E va tutto bene. Si spera che il ragazzo, adesso un po' scoraggiato, possa avere, non per augurarglielo, ma delle difficoltà. Ha il vento contro, se Andrea risponde bene e va 2-1, siamo a buon punto. Sì, 1-1, adesso servizio per Lago. Peccato, peccato. Un po' di sufficienza qui, Carlo. Sì, non è arrivato benissimo sulla palla. Ha voluto fare la smorzata spettacolosa. Forse avrebbe potuto tirarla lunga, avrebbe chiuso il punto sicuramente. Era quello che dicevamo prima. Tra un colpo cinico e un colpo di classe, Andrea predilige sempre comunque il colpo di classe, Marco. Sì, anche perché col vento sarebbe stato più giusto forse andare, come diceva Carlo, sul sicuro con una palla lunga. Però poco male perché è una situazione di punteggio, insomma, che permette comunque un recupero. Stecca, come si dice in gergo, Lago. Si va su 15 pari. Peccato. Trenta-15 per Lago, che quindi dimostra di non voler mollare neanche un centimetro alla treta leccese. Nel frattempo, insomma, tribune gremite, dimostrazione che Lecce risponde sempre bene a questi appuntamenti. Intanto sull'altro campo Sanghez conquista un break, forse il secondo, si va sul 2-1. Quaranta-15. Doppio fallo, 40-30. E qui 2-1, mantiene il servizio Lago. Carlo, insomma, è cambiato qualcosa rispetto al primo set? Sì, è cambiato qualcosa. Andrea sta leggermente calando. Questo era un game importante, importantissimo.
Lago non ha fatto nulla di speciale, Andrea ha sbagliato un paio di palle abbastanza facili, peccato. Sì, 2-1 Marco, adesso si va a battere per recuperare insomma lo svantaggio. L'impressione è che veramente si è cambiato qualcosa rispetto al primo set. Sì, sei un po' disunito Andrea, ma penso più sia un calo mentale che fisico, perché comunque è ancora troppo presto, non siamo nemmeno un'ora di gioco. Quindi spero che sia un po' un calo, data la facilità con cui ha vinto il primo set, un calo di testa, no? E adesso è importante rimanere comunque attaccati, perché poi mantenendo il proprio game di battuta, poi sicuramente capiterà l'occasione per breccare l'avversario e magari poi dare il colpo decisivo a questa partita. Sono queste le insidie di quando insomma si vince in maniera molto semplice il primo set, cioè quella proprio di avere l'impressione appunto di avere tutto da perdere, e quindi magari c'è un calo mentale, si tende magari anche a sottovalutare l'avversario, che come abbiamo detto non molla neanche un centimetro. Sì, ma anche ad altissimi livelli si vedono partite in cui un giocatore vince 6-0 il primo set e poi perde 6-1 il secondo, quindi sono tutte situazioni che dipendono un po' da un atteggiamento mentale che deve mantenersi sempre costante sulla partita. Anche qui brutto errore, 0-15 sul 2-1 per il giocatore veneto. Altro errore. Il vento sta condizionando abbastanza questo incontro. Andrea deve stare attento a non fare errori stupidi e giocare un tennis che li porta, che sia redditizio, senza colpi spettacolari. Oggi è difficile giocare bene. Intanto c'è un ace. Colpo da maestro. Qui cerca di andare sull'interno ma trova la rete. Anche qui insomma grossolano errore Marco del giocatore veneto. Andrea ringrazia e porta a casa. Sì, due errori gratuiti che hanno sicuramente aiutato Andrea. Poi ci ha messo del suo con un ace molto bello che ha preso l'incrocio delle righe. Quindi si hanno due opportunità per andare sul 2-2. Non sprechiamole. La prima se ne va. Risposta fuori, si va sul 2-2, per fortuna insomma. Quindi Carlo, si pareggia, adesso bisogna mettere il naso avanti. Sì, adesso sì, ogni game diventa fondamentale. Se lo vince Andrea, come si spera, potrebbe aver chiusa la partita.
15-0 sul 2-2. Bene così, 15 pari. I due atleti intanto approfittano per rifiatare un attimo. Trenta-quindici. E qui Marco Andrea riesce a ribaltare una situazione sfavorevole con un bellissimo colpo. Sì, sì, un grandissimo recupero, perché la palla corta dell'avversario era ben giocata, quindi è stato veramente bravo soprattutto in quello. Poi ha chiuso con un altro dei suoi colpi, quindi 30 pari. Adesso sono due punti molto importanti e può essere il momento decisivo dell'incontro. Trenta-quaranta, possibilità di fare break. E questo, Carlo, è il momento clou dell'incontro. Questo è il momento clou dell'incontro. Andrea ha capito che non deve sbagliare, deve palleggiare, tenerlo dietro, e speriamo bene. E allora viviamolo insieme, questo momento clou, questo break point. Tanto si ripete il primo servizio. Ed eccolo qui. E infatti, doppio errore al servizio, il giocatore, insomma, Veneto scaglia la racchetta a terra, ha capito anche lui che adesso si fa veramente dura, vero Carlo? Sì, 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 adesso Andrea deve soltanto mantenere i servizi per vincere l'incontro e portare il punto alla squadra del Lecce, che diventa fondamentale in quanto i primi due singolari sono abbastanza complicati, mentre il terzo e il quarto possono portarci quantomeno in parità prima dei doppi. Nel frattempo, Marco, diamo un aggiornamento per quanto riguarda l'altro match sul campo 2. Sì, era in vantaggio 3-2 Capun, che praticamente aveva ribreccato Sanchez. Sanchez è andato in vantaggio 2-1, però poi Capun ha vinto gli altri due game. Adesso serve Sanchez, quindi comunque si gioca, il set resta aperto ed equilibrato. Quindi alla luce di quello che sta succedendo sull'altro campo diventa ancora più importante il punto di Trono, insomma, che dovrebbe portare a Lecce. Sì, lo vediamo anche da qui, insomma, Capun è un giocatore veramente solido, ha una classifica veramente bugiarda, ma restiamo concentrati su questo match perché alla luce di quanto accade sul campo 2 assume ancora più valore
potrebbe assumere, o perlomeno rimaniamo cauti, la vittoria di Andrea. E allora, 3-2 per Andrea Trono, un 7-0, andando sul 4-2. E qui, perentorio, Andrea, servizio perfetto, risposta incerta e si chiude con uno smash di assoluto livello. Carlo, scelta aggressiva, quella di andare subito a rete, vero? Scelta intelligente soprattutto, perché l'avversario di Andrea non mi sembra dotato di grandi passanti né di grandi pallonetti, quindi spingendo col vento a favore è facile arrivare a rete e chiudere. Quindi Marco dimostra con questa strategia di esserci mentalmente sul match. Sì, sì, due ottime prime, quindi sta facendo tutto quello che deve fare bene. Anche la seconda, il secondo punto del game, un bel serve and volley, quindi è il Trono, insomma, che volevamo vedere, che sta comunque, si sta confermando sui livelli giusti, insomma, per avere ragione dell'avversario. Nel frattempo bella risposta al servizio di Andrea, 30-15. Doppio errore nel servizio, 30 pari. Benissimo. ...40-30, allora c'è la possibilità di andare sul 4-2. Forza Andrea. E qui c'è un bellissimo passante. L'impressione è che Marco, insomma, Andrea poteva arrivare su quella pallina, forse l'ha battezzata fuori. No, secondo me è stato un po' aiutato dal vento che ha fermato la risposta e comunque non ha colpito benissimo. È stato un bel colpo ma anche un po' fortuito. Non penso volesse mettere quel passante in quel modo. Quindi Andrea è stato forse un po' anche sorpreso da questo colpo. E allora si ha un'altra possibilità di chiudere questo gioco. Con un ace, fantastico. Ci ha provato anche nel game precedente, nel servizio precedente Andrea Trono, andando sull'interno, in quell'occasione trovò la rete. Adesso invece trova il campo pieno, neanche la linea. E chiude, quindi 4-2. Carlo, allora, si mettono bene le cose? Sì. Sembrerebbe proprio di sì, facendo sempre gli scongiuri, incrociando le dita, perché il tennis è imprevedibile. Comunque mi sembra che Andrea abbia la partita in mano, dipende da lui, non dall'avversario a questo punto. Intanto, insomma, potete seguire la nostra diretta sia sul PC che anche sui tablet e i cellulari, andando su Ustream. ...0-15. Bellissimo scambio, questa volta il nastro, Carlo, ha dato una mano ad Andrea Trono, però è stato bravo il nostro avversario. Sì, è stato molto bravo, peccato perché
se fosse rimbalzata un po' più corta la palla sarebbe stato un punto certo per Andrea. Comunque lo vedo molto molto bene, molto concentrato e anche fisicamente sembra reggere il caldo. Bravissimo Andrea. Si va in leggero vantaggio. Brutta risposta. 30 pari. Quaranta, c'è un altro break, Carlo. C'è un altro break, commesso un doppio fallo e adesso vediamo questo servizio. Sembrerebbe che non sappia cosa fare. Ad inizio di set ha iniziato a fare smorzate, ma Andrea le prendeva tutte e chiudeva anche il punto. Adesso si sta limitando a palleggiare, ma non penso che ce la faccia. Bello scambio. E Andrea chiude la volée e si porta in vantaggio per 5-2. Quindi abbiamo adesso la possibilità di andare a chiudere addirittura la partita col servizio. Quindi 1-0 per conto dei set, 6-1 adesso 5-2, vediamo insomma il giocatore veneto riflettere sulla partita, mentre Andrea lo vediamo un po' più sereno, che si rifocilla in attesa comunque di nella speranza di chiudere questa partita il più presto possibile, perché insomma il caldo è un vero e proprio nemico, Carlo, degli atleti. Tenendo anche conto che Andrea è uno dei doppisti più forti, quindi dovrà poi fra un paio d'ore rimettersi in campo a giocare. E comunque adesso deve stare attento a portare a casa il punto. Se non succede niente di speciale, insomma, dovrebbe essere fatta. Sono molto molto fiducioso. E allora vediamo. 5-2, servizio per Andrea Trono. Peccato qui. Troppo timido il colpo di Andrea, 0-15. Bello scambio con il colpo del veneto, troppo lungo. Come sempre il servizio è fondamentale. E Andrea ha un gran servizio, quindi se lo mette in pratica, come sa, porta a casa sicuramente il game.
è il set. L'impressione, insomma, che stia forzando un po' troppo le prime. Sente il traguardo. E qui è bravissimo. È bravissimo Lago. 15:30. Peccato, 15:40. La tattica era giusta, servizio di Cesar Rete, la volea non l'ha controllata, quindi ha mandato fuori. 15:40, due palle break per l'avversario. Dopo lo scambio annunceremo l'arrivo di un graditissimo ospite. Intanto sull'altro campo il Cittadella sta a 4-3 dopo aver vinto il primo set, mentre insomma Andrea perde il servizio e noi insomma salutiamo un amico di Bene de Lecce, Antonio Scala, che quest'anno in quel di Bari ha centrato una preziosissima salvezza in A2. Ciao Antonio. Ciao a tutti. Che dire, è strano stare qui dopo un anno non più facente parte della squadra. Sto soffrendo insieme ai miei ex compagni e spero che facciano di tutto per salire A2, perché se lo meritano, come ce lo meritavamo anche gli anni scorsi. Andrea sta facendo un'ottima partita, te lo aspettavi, penso? Beh, io con Andrea mi sono visto 2 giorni fa, ne abbiamo parlato di questa partita e il punto suo era uno dei punti fondamentali per poter sperare nella promozione. Ovviamente l'altro punto importante era quello di Daniele, secondo me, però vedendo anche l'avversario di Sanchez potrebbero esserci anche delle buone possibilità se continua a giocare come sta giocando nel secondo set. Intanto l'arbitro chiama fuori il primo servizio. Vabbè, Andrea chiede all'arbitro di spostare la palla, ma... non aveva ben compreso la richiesta del nostro atleta. Brutto colpo di Andrea. Beh, bellissimo scambio, 30-15. Chi meglio di Antonio può commentare? No, ha sfruttato Andrea un'ottima risposta in back, ha tolto il tempo all'avversario, si è presentato in contropiede a rete, ha preso già le redini dello scambio e Andrea gioca bene a rete, soprattutto in singolo, e niente, ha conquistato un ottimo punto importante per il proseguo del game. Erroraccio sotto rete, Andrea ringrazia e porta a casa, 30 pari, siamo quindi a 2 punti dal match. Cinque-tre per Andrea, che ha già vinto il primo set ovviamente. Thank you.
Eh sì. E allora si va sul match point. Bellissimo, bellissimo scambio, Carlo. Sì, è stato bravissimo. Andrea si è aperto il campo, è sceso in rete e ha chiuso con un ottimo dritto. Bravissimo, Andrea. E allora, match point, Antonio, bisogna rimanere calmi, concentrati e soprattutto le gambe non devono tremare. No, assolutamente. Adesso Andrea deve continuare a stare lì, a metterlo sotto pressione, a non tirare lì in barca, perché questo game potrebbe anche essere importante se lo dovesse perdere, quindi potrebbe far rientrare l'avversario. Deve stare concentrato e giocare come ha giocato fino adesso. Ed eccolo qui, errore grossolano di Gianmaria Lago e Andrea vince con merito questa prima partita della finale di andata playoff per l'accesso alla Serie A2. Insomma, è stata una partita poco combattuta con Andrea che insomma ha fatto il bello e il cattivo tempo sull'economia del gioco e un avversario che è un po' acerbo, però Carlo sicuramente a ampi margini di crescita. Sì, certo, le competizioni a squadre poi sono sempre difficili, specie per i più giovani. Andrea ha una grossa esperienza oltre ad avere un grossissimo bagaglio tecnico. È stata un'ottima partita e stiamo 1-0 per noi. Antonio, insomma, Andrea ha dimostrato tutta la sua esperienza e tutta la sua classe. Nel frattempo ringraziamo Carlo De Rao e lo congediamo e ringraziamo ancora per il suo contributo. Grazie a voi, è stato un piacere. Ciao Carlo. Insomma, Antonio, dicevamo, Andrea conferma la sua esperienza, conferma tutta la sua classe e regala un punto preziosissimo al City Lecce. Beh, che dire, Andrea si conferma uno, secondo me, dei più forti giocatori a numero 4 delle competizioni a squadre, a prescindere dalla classifica, che è un po' bugiarda, secondo me, perché non fa attività durante l'anno, quindi si dedica solo ed esclusivamente ai campionati a squadre. L'esperienza di tutti questi anni passati con Lecce in Serie B è un punto già a favore per la squadra. Poi oggi ha dimostrato ancora una volta di non essere e di non temere soprattutto queste situazioni. Un bravo a lui, perché se lo merita, perché ha tanto da dare ancora a questa squadra, anche se è il più vecchio della squadra. Quindi un plauso veramente al mio grande amico Andrea. Allora ringraziamo anche Antonio Scala per il suo contributo, insomma lo invitiamo nei nostri studi qualora insomma abbia un po' di tempo da dedicarci, insomma. E comunque in bocca al lupo anche per il futuro, Antonio. Beh, grazie a voi, io spero di venirvi a trovare presto e crepi il lupo per il proseguo della stagione. E in bocca al lupo ai ragazzi, perché col cuore sono con loro anche se non in squadra quest'anno. Allora, grazie ancora Antonio. Allora, chiudiamo con un paio di considerazioni con il nostro Marco Enrico. Allora Marco, sì, è fatto il primo punto, 1-0 per il Lecce. L'impressione è che sull'altro campo si suda un po' di più per arrivare al 2-0. Sarà molto difficile, però è ancora tutto molto aperto. Beh, adesso sono tutte partite difficili. Vorrei ricordare che questa squadra del Cittadella ha vinto il suo girone con 18 punti, quindi vincendo tutte le sue partite che ha disputato, quindi una squadra veramente di ottimo livello. E sarebbe una grande impresa per i ragazzi del Lecce, insomma, riuscire ad avere ragione di questa squadra. Però insomma, già si è partiti con il piede giusto, 1-0 anche dal punto mentale può essere importante, perché anche Sanchez, quando verrà a sapere di questa cosa, potrebbe avere dei vantaggi sotto l'aspetto psicologico. E poi gli altri due singolari sono tutti da giocare, perché Micolani, pur incontrando questo argentino Migali, che è numero 280 al mondo, lo ricordo, ci ha già giocato e lo ha già battuto, quindi non è un'impresa impossibile. Ricordiamo che insomma domenica prossima a Cittadella ci sarà il ritorno, quindi è importante arrivare a quell'appuntamento con il massimo vantaggio possibile. Beh sì, quantomeno un pareggio, almeno un pareggio sarebbe importante sul tre pari. Certo, un 4-2 sarebbe l'ideale, perché poi si può andare lì a giocare con maggiore tranquillità, però è fondamentale arrivare anche con un pareggio, un 3-3, e poi giocarsi tutto lì in una situazione di grande equilibrio, dove poi a quel punto può succedere veramente di tutto. E allora ringraziamo Marco Enrico per il suo apporto, come sempre preziosissimo, insomma grazie Marco.
No, grazie a voi, è stato un piacere come sempre. Intanto vi invitiamo a rimanere connessi su Piede Lecce per avere gli aggiornamenti per quanto riguarda questa finale di andata playoff per l'accesso alla Serie 2 di tennis e soprattutto per, insomma, quelli che saranno le news sul croccante finale di ritorno tra Lecce e Carpi. Insomma, noi vi salutiamo, ci congediamo e vi diamo appuntamento alla prossima.